Ciao a tutti ragazzi, bentornati alla seconda puntata del collegio. Allora, eravamo arrivati che il pelatore li stava mettendo in punizione, no? Io mi sono pentito dal momento in cui l'ho preso. Bravo, tu sì che sei diverso. Esatto, è come diverso. Te che bisogna essere. Mi è venuta un po' la voglia di sentire i miei familiari cosa facevano. Vabbè, ci sta, lui l'ha fatto. Ma per un... Ci sta, no, perché non li vedi da un giorno. Ma non sono lì da un giorno. Tu in una puntata vedi una settimana. Esatto. Ma loro saranno al secondo o al terzo giorno che hanno preso i telefoni. Ho deciso di darvi un'altra possibilità. No, no. Ma non ci posso credere. Vi assicuro che siete andati a un pelo dall'uscita dal collegio. No, comunque senza Jenny non avrebbe senso questo no, collegio. No, ma infatti no, Jenny non può uscire, dai, è palese. Sarò con te. Tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore. Vabbè, qui papà fanno le prove per vedere se la mano coincide perfettamente. Sì, Alice, per quale motivo due mani non dovrebbero coincidere? Beh, tipo la tua è da troll, ci avessi pensato prima. Sì, però comunque coincidono lo stesso le nostre mani. Non è che è solo perché la mia è da troll. Ma io non sono sicura. Te lo devi sentire. No, non me lo sento. Non me lo sento? Eh sì, veramente non è convinta lei. Ma io lei la vedevo bella presa. No, io non tanto. Sei seria? Prima di venire qua mi sono lasciata col mio ex. Ok. Ah, la scusa che si è appena lasciata. Magari è vero, scusa. Sì, ma dai, tutte quante la usate questa scusa. Siete un po' ridicolelle, dai. Ma non è vero, sì, che la usano tutte quante. Tutte. Voglio rimanerti amica, se tu vuoi. Certo. No. Beh, è troppo tenero, poverino. Adesso devo ti fare per lui perché trovi un'altra ragazza. All'interno, ma secondo me un'altra ragazza la trova all'interno del collegio. Ma sì, lui, ma lui è bello, è pure bravo, è pure intelligente, è pure simpatico. Infatti, dai. Ma sai che forse è proprio quello il problema? Non, perché a quell'età per fare colpo devi essere uno stronzetto. Dai, che ci ripensa. Beh, secondo me ci ripensa, no? Secondo te no? No, non penso. Può essere che si ingelosisca quando vede che lui va da un'altra. Facile, vamos. No. Abbiamo incurvato il... Ti ricordi l'anno scorso che hanno rotto una doga? Eh sì, di quest'anno uguale. Batti le mani. Ho capito, però sono fatti di cartapesta sti letti. Sì, esatto, li mettono di cartone. Ma scusami, dai. Meglio nascondere il misfatto e sperare che nessuno se ne accorga. Ma io, allora, secondo me, se voi lo nascondete è peggio, perché si incazzano ancora di più. Perché tanto lo vedono. Ma poi cosa nascondete? Qualcuno dovrà dormirci, no? E infatti, sono contati. A meno che non voglia dormire per terra. Perché c'è il cuscino? Come potete pensare che non lo scopra? Cioè, nel senso, a parte il fatto che loro sanno tutto, perché sono informati su tutto, ma poi se manca proprio il cuscino, tutti i letti hanno il cuscino sopra e quello non c'è il cuscino sopra. Ma non vi viene in mente che un campanellino d'allarme si possa accendere, no? Nella mente di chiunque. La signora sorvegliante questa mattina ha trovato il letto della signorina Cangiano sfondato. Però mi fa ridere la parola sfondato. Me lo voglio domandare anch'io chi cacchio l'ha rotto. Beh, l'hai rotto tu, cioè, voglio solo ricordartelo. Secondo me, da come ho capito, Alessandro si è rotto perché erano in tanti seduti. Mi fa proprio innervosire quando mi danno la colpa delle cose che non faccio. Certo, però invece la colpa deve prendersela lei, che neanche c'era in quel letto, vero? Le telefonate dei maschi sono sospese fino a nuovo ordine. Però questo non è giusto, perché c'erano anche delle ragazze sedute sul letto, Sei sicura? Quando si è sfondato. Sì, sicura. Mi sembra di sì. Si è liberato un posto e quindi abbiamo pensato. Entra la Gerit. E chi entra? Uno nuovo? Per forza. Ma questa musica è buona tutta, all inclusive. È buona tutta, all inclusive. Sono una grande festaiola, mi piace far festa e soprattutto è casino. Maschi. Nella vita ci sono tante cose importanti, ma per me la più importante è andare a far festa. Ah. Andare a ballare, alle feste. Sì, ma l'hai detto 16 volte, basta. E vabbè, quello le piace fare. Ho capito, abbiamo capito, lo dici una volta. Sicuramente sto fuori tutta la notte, non torno a casa. A fare festa. Al collegio sarò quella che farà festa. Vabbè, abbiamo capito. Cioè, ma lo vedi? Mamma mia. Basta. Sembrano simpatici. Spero di andarci d'accordo. E di fare festa. Il tolicchio sembra una mosca. Così è. Ha ragione, dai. Rispettosi. Certamente. Lascia sta pianta. Mi. Che se me ne frega a me dello scherzo. Tanto manco lo vedo.
c'ha ragionissima. Ma che te frega? Tanto non lo vedi, cosa te ne frega te di... Beh, però se cadi, ti fai male, ti rompi la tibia. Le ossa non sembrano appassionare i nostri ragazzi. Ah, ma chi è che appassionano le ossa? Ma chi se ne frega? Beh, c'è qualcuno magari a cui interesserà. Ma che noia mortale. Basta, cantare basta. Basta! Sì, però, cioè, vedi, la Petolicchio... Si fa mettere i piedi in testa. Sì, e c'erano degli insegnanti così quando io andavo a scuola. Si facevano proprio calpestare, non dicono niente, ma sbattili fuori, mandali dal preside, no? Questo triangolo, sì? La smetta. Che cosa la smetta? Sbattili fuori! No, ma infatti dai. Cosa la smetta? Ed ora è il momento del colloquio. Tipo ha scritto ABC 1, 2, 3, prova a... Presa. Presa. Ci manca la musica, io sono una persona attaccata molto alla musica. E beh, giustamente il momento per cantare durante è proprio la lezione, l'ora della Petolicchio. Certo. Rabbia. Che rabbia, personale. Perché? Cose successe e cose mie personali. Fai ridere, che basta. Giocare su queste cose qua, sì, perché sì, adesso sì. La Petolicchio secondo me si scioglierà. Lei di questa rabbia non ne ha parlato mai con nessuno? Mai. Musica triste tra 3, 2, 1. Tenersi proprio tutto dentro le fa bene? Mi sto cringiando da morire, passa male. Sono imbarazzato. Ma perché la Petolicchio è così scema? Se lei provasse a... parlare non delle riesco. Sue cose. Non riesco però a disturbare una lezione, sono bravissimo. Perché la Petolicchio non riesce a capire che la sua lezione era semplicemente noiosa e loro volevano fare il casino? Non c'entra niente la rabbia repressa, esatto. I problemi in famiglia o le stronzate che raccontano ogni volta come l'anno scorso Teoli. Basta, cazzo. E anche di un'altra persona mi fidavo, ma è venuta a mancare. A tutte le persone manca qualcuno, no? Succedono le cose brutte a tutte le persone, ma adesso lui vuole far credere che ha fatto casino in classe, sì, perché gli è mancato uno caro. Ma santo Dio, allora a me è mancata mia zia qualche anno fa, cosa faccio? Vado a fare casino in giro. Tuo zio quest'estate. Quest'estate mio zio, vado a fare casino in giro perché è mancato mio zio, dai. E quindi stiamo a pensare ogni volta a tutto, e quindi escono tante emozioni che non conosciamo. Cioè, si sta capovolgendo la situazione, sì, adesso loro sono le vittime, capito? Posso andare al bagno che devo fare un routine? Ma come? Ha avuto tutto il tempo per andare in bagno e adesso... Ma però scusa, lei l'ha chiesto, ha avuto tempo, ma se prima non le scappava il rutto. Signorina, ricorda, lei cosa ne pensa? E già lei inizia a inaugurare la prima lezione, esatto, con una bella dormitina. Esatto, appena arrivata è già dorme. Dico che non penso nulla, non deve continuare. Non deve continuare, cioè lui non deve, non può. E risponde, Matilde, cioè, c'ha caratterie, fa bene. Ma fa bene cosa? Cioè? Bambini che state guardando questa puntata, non prendete insegnamento. Non prendete esempio da queste cose. Assolutamente. Te lo giuro, è assurdo, perché dicono che Squid Game è diseducativo. Madonna. E questa roba non è diseducativa. Madonna, veramente. È diseducativo al massimo, perché queste persone che stanno là dentro sono lì. E poi i bambini che guardano prendono spunto da questi imbecilli, capito? Una che dice, boh, me non devi rompere. Prende spunto da gente che fa casino, canta, sbatte le cose. E non è Squid Game che è diseducativo, perché Squid Game è vietato ai minori di 14 anni, il collegio no. Che stupidi maschi. I maschi no. Potessi sfoggiarlo io quel caschetto, cara Matilde. Cioè, raga, sta meglio adesso che prima? No. Dai, sta benissimo. No, stava meglio prima. Ti amo. Tozzi è cambiato tutti questi anni con due parole. Ti amo. Lumache al pomodoro. Ma lo fanno palesemente apposta. Primo giorno va bene, secondo giorno va bene, ma dopo che non ti baci vuol dire che non ci sta. Le perle di Checco. Primo giorno va bene, secondo giorno va bene, terzo giorno se non ti baci è perché non va bene proprio niente. Buongiorno signorine. Sorvegliante, io direi di non rischiare, perché già l'hai rotta una volta quella campanellina, sì, non sbatterla. Vai, dai, vediamo chi rimarrà in classe. Ma io non nervoso, ti giuro. Secondo me rimane solo una. Ma sono andate via in quattro. Cioè, sì, questa sarebbe la ribellione. Wow. No, come ha fatto a scoprirlo? No, veramente? Come ha fatto a scoprirlo? Cioè, assurdo. Questa c'ha il sesto senso assolutamente. Raga, correte. Cioè, come se loro corrono, la sorvegliante si dimentica che vi ha visti. Esatto, sì. È informato il preside dell'accaduto. No, ma adesso il preside li chiamerà di nuovo, dirà: ragazzi, siete a tanto così dall'eliminazione. Sì, lo dirà per altre 50 volte. No, per... signorina, ricordo, venga qua in mezzo davanti. Ecco.
Io comunque mi sono stufato di dare visibilità a questa qui che è entrata solo ed esclusivamente con l'intento di fare follower. Fuori! Domani se non mi fa chiamare la mia morosa me ne vado. Fuori! Ciao! Vattene, che ti vuole, cioè. Domani se non mi fa chiamare la mia morosa me ne vado. Mi chiederò un'indulgenza con la promessa che poi... Sofia, io te lo giuro, ti ascolterei per ore, ma siccome l'altra volta mi hai fatto bloccare il video 3 volte perché ho tenuto le tue parti dove facevi i poemi... Però è carina, chiederò un'indulgenza. No, io la adoro, però secondo me non è necessario perché... Chiedere un'indulgenza in questo caso no, Maria no. Sofia, no. Può stare o vuole andare? Eccolo. Se ne va? Penso di sì. Oh, che è successo? Me ne sto andando. Ma non se ne sì, andrà ora mai. Ora ci sarà Maggi fuori che gli dice dai. Ma non se ne andrà mai, ma figurati. No, no, lasciatelo stare. Ragazzi, mi gioco il canale. Mi gioco il canale che lui non se ne va. O almeno ora, in questo momento. Poi magari nell'altra puntata. Sì, la prossima. No, ma infatti no, però il canale no. Può stare o vuole andare? Rimango. Quindi stava... Sì, li stava prendendo per il culo. Ah, okay. Hai visto? Mi ero giocato il canale, ero sicuro. Attenti al letto, attenti. Non ci credo. Però ascolta, sti letti come sono fatti? Beh, sono in 15. Ma non sono in 15, sono in 4. Ora se ne va sul serio. Acqua colorata. Brodo se mai. Ci danno da bere. Ci danno da bere. Non ci danno da mangiare, senti. Un po' di bevere anche. No, ma spero ci sia anche il secondo, però. Perché questo è un primo? Acqua del Tevere. Ti prego, no. Non ha tutti i torti. Ma scusa, tanto per col cucchiaio o col no, bicchiere. No, ma io non lo berrei mai il brodo e basta. Un tipo di sommossa del genere non porterà un cibo migliore. Madonna, io ti amo. Io ti amo. Ha ragione. Ha pienamente ragione. Io ho solo un difetto nella mia vita. Non sono nato lei. Ma la volete mi volevano una reazione e lei l'ha avuta, no? Sì. Ah, ma Alessandro sta soffrendo per quello che sbatte. Sì, sta soffrendo. Che stavamo a cantare andava bene. Invece hanno continuato a lanciare gli oggetti, il cibo e non si fa così. Ti sono commossa. Davide Maroni è diventato una persona pensante. Ma cosa è successo? Noi riporteremo tutto quello che è successo al preside. Adesso a quanto sono dall'uscita? Adesso così. Adesso sono così, proprio. Oggi quando ti abbiamo letto, tu ti prendi le tue... Comunque questa qua si sta comportando non male di più e tra l'altro senza motivo. Spero che Sofia mi dia un po' la parola. Gli argomenti che abbiamo intenzione di ti piacerebbe. Riguardano le punizioni che impediscono ad alcuni... Quanto tempo abbiamo? Poco. Partendo dalle punizioni, c'è da dire che... Io non mi farò bloccare il video un'altra volta. Non posso mettere le parti di Maria Stella, Maria Sofia. Si chiama Maria Sofia Piantala. Delle persone che sono un pochino più, chiamiamole. Ho parlato tantissimo l'altro. Mi fa tenerezza perché lui fa... Ok, è vero. Sofia parla e basta, no? Non mi dà tempo. Faccio la figura dello scemo davanti al preside. Poverino, dai. Però ha ragione. Non ha detto niente. Tre ragazzi e tre ragazze potranno telefonare. Sceglieteli voi. Aia. Sconvolgente, questa cosa è sconvolgente. Come prima volta da rappresentante è andata molto bene. Hai detto niente, però è andata benissimo. Senti, dai. Cosa dice? Possiamo scegliere 3 maschi e 3 femmine che possono chiamare. Quelli che hanno più bisogno. Quelli che hanno più bisogno. E come lo stabilite? In base a chi dice ho bisogno? Cioè infatti non c'è un criterio. Questa cosa delle parole mi ha un po' sfrantumato il capo. Ha ragione. Lei è brava e buona, ma dopo un po', porca miseria, ma io già. Ma lei non deve dire parolacce, lei è la perfezione assoluta. È un personaggio che ci descrive. Ah, quella prende e se ne va così. Sì, se ne sta andando. Però con Maggi queste Maggi cose qui io non le farei, no. No, signorina, non può. Uguale. Signorina, torni al posto. No. Signorina. Questa fa la fine di Mosca. La vostra maleducazione è inversamente proporzionale alla bellezza dei promessi sposi. Bella questa. Cioè, i promessi sposi sono belli, quindi inversamente. Più sono belli i promessi sposi, più voi siete maleducati. Esatto. La migliore. Maria Sofia. La signorina Federica.
Ecco. Dai, ecco, lei si è comprata. Che già l'altra volta doveva essere. E invece hanno dato il premio all'altra. No, però l'altra è anche brava. Sì, è brava, però lei è più brava. Fra i maschi si conferma il signor Lofaso. Grande. Ma scusa, ma anche il rappresentante è bravissimo lui. Però loro tengono anche in considerazione i voti, capito? Quindi magari lui è scolasticamente più bravo. Ah, ok. Non è solo il comportamento. Allora, abbiamo finito considerazioni. Deludente, questa puntata per me è stata molto deludente. Sì, sai? Perché si è rimasta col nervoso dentro. Col nervoso sì, perché dico, ma è possibile che dei ragazzi debbano essere così maleducati? Ragazzi, ci vediamo la prossima settimana con la nuova puntata. Lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa, dai che sei capace. La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. Più giornate la coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta dai oi. La coppia che scoppia è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore, ah.